Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorari e benvenuti a questo mio nuovo video unboxing. Ancora una volta un altro pacco arrivato da eBay molto molto tempestivamente. Questo è stato molto veloce, un pacco che mi arriva da Roma. Andiamo a prendere gli attrezzi per aprirlo. E cosa c'è qui dentro? Bene sì, l'avete ormai già letto dal titolo del video, c'è l'ennesimo joystick. Allora sì, un joystick che anzi non è un joystick ma è un vero e proprio arcade stick. Questo arcade stick è un qualcosa di artigianale, di fatto in casa, ma fatto molto molto bene. Quando lo vedrete molti di voi lo riconosceranno, perché cioè molti di voi, perlomeno quelli che sono nell'ambito un po' nel giro di noi pomodoristi, diciamo, il pacco è veramente fatto bene, oltre che essere nuovo non sembrerebbe nemmeno un pacco riciclato. Allora, anche questo preso a un buon prezzo, anzi ho anche rischiato, perché questo qui è uno di quei casi, a volte ve lo dico anche a voi come consiglio, se non avete proprio fretta o paura di perdere l'oggetto, c'è cioè diversi, tanti imballi, di mettere l'oggetto come osservalo subito, cioè nel vostro eBay. E a volte il venditore vi manda uno sconto. Questo aveva già un prezzo di partenza piuttosto interessante, molto ma molto più basso di quando l'oggetto era nuovo. E poi tutto l'ho messo fra gli oggetti che osservavo e mi è arrivato addirittura un 22% meno. Quindi veramente, e con la spedizione compresa. Questo è il pacchetto, ovviamente non si vede niente, qui non c'è più nulla, quindi questo lo posso anche posare. Andiamo ad aprirlo. Allora, prendiamo, ora mi inforco anche gli occhiali. Perché io gli ho detto al venditore: guarda, domenica vado via, anche io questo me l'aggiudicai lunedì, quindi se domenica devo partire, se ce la fa a spedirmelo veloce, altrimenti poi non mi piace questa roba lasciarla in giacenza alle poste, anche se non pensavo avesse fatto un pacco simile, perché non tutti fanno un gran bel pacco, ma questo qui vi assicuro che ci fosse stato anche con altri 10 pacchi ammassati sopra, non avrebbe avuto nessun problema. Eccolo qua, allora non so se lo riconoscete, vediamo, intanto inforco gli occhiali. Questo è un arcade joystick Amiga C64 Atari Arcade Joystick Do It Yourself Micro Switch Joystick, due buttons, button A, button B, Pac-Man Star Case, Autofire, eccetera, eccetera. Questo è il famoso, diciamo così, penso, di Aspazio. Questo è il lato dove si vede quello che è. Ormai l'avete riconosciuto dal marchio, è quello che fa Marcello Messora. Eccolo qua, qui c'è altri involucri qui dentro. Questo è un joystick anche piuttosto pesante e oltretutto tutti i tasti sono, allora ve lo faccio vedere com'è carino, poi andremo a fare anche test. Qui c'è l'autofire, allora questo è il joystick, qui c'è la manopolina con tutti gli autofire, questo è per sparare. E questo è la, questi sono, vabbè, uno per sparare, uno per button B, e questo è per l'autofire, attivare o meno. Poi oltretutto qui c'era un altro omaggino veramente 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 con tutti i micro, questo devo vedere come si deve fare, perché qui ci sono anche delle istruzioni, guardate che carine che sono le istruzioni, veramente fatte bene. Ecco qua. Qui sono tutte le istruzioni dell'arcade stick, mi sembra, ora devo guardare, non so se sono in inglese o in italiano, materiale incluso, sì, è in italiano. E poi c'è, a parte, c'è questo adattatore, qui c'è il bigliettino, la baia, questo adattatore dove ci sono, questo si mette nel Commodore 64, su tutte e due le porte, e qui ci si mette questo joystick. Poi qui ora io da leggere le istruzioni, e qui c'è un dip switch, vedete, questo che è 1, 2, 3, non so se si riesce a leggere, e qui ora leggerò questo foglio per cercare, io penso che sia, cioè questo foglio di istruzioni, penso che ci sia un paese, sono italiano, sound, qui è tutto in inglese. Però c'è,
un on pin 9 paddle, 2 on, 2 fire, 3 on jump. Quindi questo lo devo un po' capire, però è veramente un joystick completo. Sono molto ma molto soddisfatto. Ora andrò a vedere anche che funzioni tutto correttamente. Anzi, andiamoci subito. Lo monto prima sull'Amiga senza nessun tipo di adattatore e poi andremo a vedere su Commodore 64. Bene, abbiamo piazzato il joystick, che devo dire è veramente figo. L'unico piccolo difetto, ma non estetico, è che qui è vuoto. Io ci ho messo un plexiglass anche trasparente perché è carino vedere i circuiti, però penso che la polvere può dare un po' fastidio col tempo. Però insomma, a me piace molto, è veramente figo. Allora, ho collegato l'Amiga, sempre gioco a piglia perché è quello che insomma pratico bene il discorso secondo button 2. Questo è lo sparo principale e questo è il secondo pulsante. Andiamo a vedere se tutto fila liscio come l'olio. Allora, piazziamolo. Allora, avviciniamo un po' l'immagine. Ok, più su non va. Allora, va bene così. Allora, avviciniamo. Allora, qui mettiamo livello ultra facile, 5 vite, qui mettiamo secondo bottone, una, scusate per la qualità, ma qui siamo con il catodico, come ho detto altre volte, partiamo. Allora, incrociamo le dita, allora lo sparo, ecco questo sparo normale senza to fire, se sparo diciamo, se lo tengo pigiato, vedete ho l'arma potenziata, e ora suspense, tasto 2. Perfetto, funziona perfettamente. È passato il secondo tasto, funziona bene. Ora giocando vedo che è un po' leggerino, non avendo le ventose ma avendo dei gommini scivola un po', però insomma proviamo l'auto fire. Perfetto, anche l'auto fire funziona e quindi io direi che qui sull'Amiga funziona tutto alla perfezione e vi devo dire che anche i movimenti tutto è molto molto, come si dice, molto, i comandi sono molto molto precisi, è tutto a micro switch, quindi va bene. Dai, adesso passiamo al Commodore 64 con l'adattatore. Allora, io ho letto un po' queste istruzioni del C64 se second button joy switch. Allora qui c'è scritto, io sapete l'inglese non lo mastico molto, però qui sono abbastanza semplice, questo prodotto è solo per il Commodore 64, lo switch per il C64 joystick renderizza alcuni pin dalla porta 1 alla porta 2 del tuo Commodore 64. Alcuni giochi usano la barra spaziatrice per lanciare bombe d'altre,
Il circuito renderizza il fire dalla porta 1 come secondo bottone e la porta 2, cioè praticamente come vi ho detto alcuni giochi che hanno la smart bomb che sarebbe, si giocano sempre con il joystick in porta 2, però la smart bomb l'hanno collegata al fire della porta 1 e questo è quello che fa. E poi c'è anche un altro tipo di settaggio che serve per far saltare con il secondo tasto, che questi sono per giochi come Wonder Boy o Ghost, quindi dovrebbe essere praticamente perché sapete che in quei giochi non bisogna mandare la leva in su e quindi si dovrebbe fare come si dice con Wonder Boy, col secondo tasto dovrebbe saltare e col primo sparare l'ascia. E poi c'è anche il pin 9 pad all'input per giochi che lo usano. Io questo sinceramente non so come funzioni. Questo è il main server, qui settings, qui c'è il primo per il pin 9, il pad, il secondo per il fire e il terzo per il salto. Poi qui c'è scritto ancora questa colonnina, c'è scritto che bisogna solo attivare uno degli switch alla volta perché si può danneggiare la porta. Poi c'è scritto che usare il pin 9 input secondo boot some games usano, e vabbè, questo più o meno dice quello che ho detto. E niente, questo adattatore è solo per i giochi che usano la porta 2, quindi questo adattatore se voi giocate a un gioco che va inserito in porta 1 non serve a nulla, anzi non funziona proprio, perché questo come il mio adattatore, come porta principale va in 2 e quindi sarebbero il 90% dei giochi, addirittura c'è scritto, e niente, vabbè, ora andiamo a provarlo su un paio di giochi, voglio provarlo sia su Wonder Boy, almeno si prova il discorso del salto, e su un gioco alla R-Type. Andiamo a provarlo, anzi aspetta però, ve lo volevo far vedere anche se quella è una foto in bianco e nero. Madonna buona, Marima mi è cascata. Ok, questo è l'adattatore con gli switch, eccolo qua. Qui c'è la lucina verde che si dovrebbe accendere quando è inserito. E niente, andiamolo a provare. Bene, siccome quando ho acceso il comodo 64 mi sono accorto che lo switch selezionato era il numero 3, che è quella per il salto, allora andiamo a provare subito Wonder Boy in versione cartuccia e vediamo se funziona. Allora, F1 per partire. Si parte, allora io adesso con il joystick su mi salta, adesso premiamo il pulsante 2, perfetto, salta anche col pulsante 2, quindi adesso qui ci dovrebbe essere l'ascia, quindi pulsante 1, dicevo pulsante 1, scusate ma mi lascio prendere, quando inizia a giocare spara e col secondo, col pulsante 2 salta. Perfetto, adesso cambiamo di switch e andiamo a verificare con R-Type il secondo tasto sulla barra spaziatrice. Bene, come già detto, per il Fire 2 ho cambiato lo switch. E proviamo su R-Type. Ho messo vita infinita, ma soprattutto ho messo invincibilità senza collisione e nulla per poter seguire bene il gioco, nel senso se no ci muoio 40 volte e non riesco a provare per bene il tasto B. Quindi F1 on play e F3, quindi facciamo F1 on play e si parte. Ok. Allora, innanzitutto devo dire un'altra particolarità che mi ero dimenticato, che questo joystick ha un cavo veramente lungo e anche questo è una buona cosa. Allora, iniziamo innanzitutto a provare. Allora, vedete, se tengo premuto spara un colpo più potente. Se io tengo premuto con lato fire, vedete, funziona perfettamente. Ok? Adesso io. Ecco perché dico sempre che su alcuni pulsanti, su alcuni giochi dove. Ora ovviamente lo sapete, ho l'invincibilità. Su alcuni giochi dove non ho il secondo bottone e che ne ho due che funzionano tutte e due dal primo pulsante, voglio mettere. Ecco, adesso togliamo lato fire. Questo si spara normalmente. Ora se premo il tasto B, ecco fatto, funziona perfettamente. Anche con R-Type il tasto B funziona.
E niente, io questo joystick è veramente, mi piace molto, è veramente, diciamo, oserei dire fenomenale, perché se gli si può trovare un difetto, ho da provare, diciamo, delle sezioni lunghe, ecco, diciamo così, ho da provare delle sezioni lunghe, però forse è un pochino altino, è un pochino spigoloso, ma diciamo nel totale io, a me piace molto, io mi ci trovo veramente, veramente, ma veramente bene. Ok, il video finisce qui e niente, spero che anche a voi vi sia piaciuto questo joystick e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!